ingegnere, è giusto quindi non aver paura di questo mondo che potrebbe esserci, che forse c'è, che qualcuno dice che sicuramente c'è. Diciamo che se qualche alieno, qualche extraterrestre, qualcuno che sta negli UFO esiste realmente ed è quello che noi vediamo, è proprio, si tratta proprio di queste entità, sicuramente non sono aggressivi, perché se lo erano lo avrebbero già manifestato. Li vediamo da decenni, se non da secoli. Ci sono prove di UFO sulle nostre opere d'arte di 5, 6, 7, 8, 10 secoli fa, e addirittura ne parlava quasi 1000 anni fa Giordano Bruno, che poi naturalmente ha fatto una brutta fine, l'hanno messa a rogo. Però ecco, l'argomento non è nuovo. Certo. E diciamo che qua, se c'è qualcuno di aggressivo, purtroppo rimane sempre l'uomo. Siamo noi che addirittura abbiamo attribuito aggressività a questi alieni con i nostri film. Abbiamo film che sono terrificanti sul tema. Certo. Un po' basando sempre su di approfondire questo tema dell'aggressività su ciò che non si conosce, lì è facile lavorare. Quindi possiamo dire che si tratta di leggende metropolitane quando si parla di rapimenti fatti da alieni per studiare l'uomo, insomma sono cose un po'... Diciamo che, ecco, qui il discorso è un po' più complesso. Forse si tratta di leggende metropolitane, però ci sono dei casi che sembrano essere effetti di rapimenti, casi nei quali comunque non ci sono danni verso gli addotti. Diciamo, se ci sono dei casi, sono rari. Ce ne sono pochissime. E questi rapiti non sono stati danneggiati. La paura è qualcosa che accompagna noi, ma non sembra esserci cattiva intenzione, magari interesse di studio nei nostri confronti. Anche noi andiamo al Polo Nord, studiamo gli orsi, magari gli spariamo un'iniezione che lo addormenta, lo pesiamo, lo misuriamo e poi lo lasciamo di nuovo libero. Non vogliamo fargli del male, vogliamo sapere che cosa fa. Certo. Non è escluso che qualcuno possa fare così con noi e speriamo che questo contatto si limiti, questa aggressività non vada oltre queste esternazioni di questo tipo. Ecco, un'ultima domanda sul dato generale, anche perché lei appunto tratta l'argomento a livello nazionale e anche oltre i confini nazionali. Da tempo, non so se questo è un dato reale o appunto è una di quelle leggende di cui sopra, si parla addirittura di corpi di marziani che sono in possesso dell'America, insomma, sono cose vere queste oppure sono soltanto... Diciamo di avvistamenti ce ne sono ormai milioni di casi, quindi probabilmente milioni di volte qualche mezzo extraterrestre potrebbe aver attraversato la nostra atmosfera e milioni di volte qualcuno potrebbe anche aver avuto qualche incidente. Diciamo, anche un mezzo tecnologicamente avanzatissimo ha minore probabilità di incidenti, però una probabilità su un milione c'è, per cui un milione di avvistamenti, almeno un incidente c'è stato sicuramente. Certo. E ci sono delle voci troppo insistente sull'argomento, sembra che in America ci sia, non parliamo della famosa Area 51, ci sono vari punti ancora tenuti più segreti perché quest'Area 51 ormai lo sanno tutti, quindi sicuramente lì non c'è più niente se c'era qualcosa. Ci sono altre basi dove potrebbero esserci dei reperti, dei corpi o forse anche delle astronavi aliene. Mettiamoci sempre il forse perché finché non abbiamo una certezza assoluta, però ecco, c'è molto fumo su questo, quando c'è molto fumo un po' certo. Di arrosto da qualche parte ci deve essere. Deve essere. Io la ringrazio, ingegnere, per questa testimonianza reale, concreta e soprattutto serena che lei ha fatto tramite la nostra emittente. Adesso vorrei soffermarmi un attimo con il dottore Carannante invece sugli episodi che ci sono stati proprio quest'estate anche nei cieli del Sannio. Sì. L'abbiamo riportato anche noi organi di informazione, c'è addirittura chi ha fotografato, ma ecco, sì, questo dato è reale, lei che è il presidente del Centro Ufologico di Benevento e tra l'altro regionale. Allora, sì. Cominciamo col dire che negli ultimi anni c'è stato un incremento di questi avvistamenti UFO. Per quanto riguarda il picco di questi fenomeni, si sta registrando e si è registrato nel 2009 e nel 2010. Per quanto riguarda Benevento in particolar modo e la Campania, e in quest'anno 2010 abbiamo avuto, nonostante il nostro centro è giovane, io premetto che mi occupo di questa materia da quando ero adolescente, però il nostro centro ufologico di Benevento Massimo Gruppo Campana è nato l'8 marzo, la festa delle donne, in onore alle donne. Scherzo,
E quindi da quel giorno abbiamo avuto moltissime segnalazioni. Chiaramente noi di queste segnalazioni che pervengono da tutta la Campania, scegliamo dei casi e tramite delle analisi, anche in base alla nostra esperienza, le testimonianze, il modo in cui si sono manifestati questi oggetti, Certo. cerchiamo di dire verosimilmente se l'avvistamento corrisponde o meno a quello che effettivamente è un UFO, oppure se, per ipotesi, è una lanterna cinese, sono conosciutissime, sono delle piccole mongolfiere con una cella di combustibile alla base, che una volta accesa volano nel cielo, sono molto piccole, massimo parliamo intorno ai mezzo metro, di grandezza, quindi da lontano potrebbero sembrare, degli UFO, però noi tramite delle analisi, siamo in grado Riuscite. ragionevolmente di distinguere. Però c'è uno zoccolo duro, una certa quantità di avvistamenti che non si riescono a spiegare se non in termini non convenzionali. Ecco, quest'anno c'è stato parecchio anche sul cielo, nel cielo sannita, è Sì, vero questo sì, dato? sì. Allora, Come lo spiega lei in base alla sua quest'anno esperienza? sì, quest'anno noi abbiamo avuto diverse segnalazioni anche dal Beneventano. Allora, un caso piuttosto importante lo possiamo individuare nel comune di San Nicola Manfredi. Infatti è stato inquadrato, ci sono delle immagini di quello che è sempre a tutti gli effetti un disco volante, stazionario nel cielo. Siamo andati sul posto, abbiamo fatto le indagini, abbiamo analizzato le immagini. Questo oggetto era stazionario, fermo nel cielo ed è apparso per diversi giorni. Infatti. Addirittura delle volte sono diventati cinque, anche se delle immagini abbiamo uno solo, però è capitato alcune volte che è stato visto da alcune signore del posto ed operai che lavoravano, diciamo, da quelle Lei esclude il parti. fenomeno dell'immaginario collettivo, della, diciamo, esclude questi Guardi, se fenomeni? allora si avrebbe dovuto impressionarsi anche la videocamera, perché è Certo. stato fotografato con moltissime fotografie. Ed è stato anche ripreso con una videocamera, anche se non a grande risoluzione, Certo. però l'immagine è chiara. Addirittura c'è stata una volta talmente che si è avvicinato questo oggetto alle persone che si sono un po' impaurite, però alla fine, come diceva qui l'ingegner Piccaluga, non c'è da aver paura perché non è successo niente. Poi c'è stato un altro caso il 29 aprile, questo era di giugno, il 29 aprile a Benevento, dove sono stati visti, presso la rotonda cosiddetta di Padre Pio, due oggetti che pervenivano, uno gemello dell'altro, che pervenivano da direzione opposta. Abbiamo analizzato pure questi oggetti, ci siamo messi in contatto con il vicino aeroporto, questo di Benevento, e mi hanno detto che loro non fanno osservazioni meteorologiche e né tantomeno avevano propri velivoli in volo in quella occasione. Per cui anche in questo caso siamo in presenza di oggetti volanti non identificati. E guardi, io ripeto, non voglio suscitare allarmismo, però questi oggetti spesso hanno un comportamento intelligente che non si può spiegare se non in termini di qualcuno che li guida. Ma questo qualcuno, chiaramente, dire che sono extraterrestri, siamo sempre nel campo delle Le ipotesi, però ipotesi, è una certo. delle ipotesi più valide. Anche perché, attenzione, molte volte si parla di apparecchi sperimentali, però di apparecchi sperimentali, di progetti, di disegni, si parla già dai tempi della guerra, per cui magari sono stati visti dei disegni, dei progetti, che ne so, di dischi volanti fatti dai nazisti o dai fascisti o da chi altro, però il fatto che ci sono dei progetti non vuol dire che poi sono stati realizzati. Ecco l'equivoco in cui molto spesso si incorre. Comunque io posso dire, in merito al fenomeno UFO, che c'è stato un ricercatore americano, si chiama Ted Phillips, che ha indagato in 66 paesi migliaia e migliaia di avvistamenti con tracce a suolo, immagini di UFO, testimonianza, modificazione della vegetazione. Allora, quando tutti questi indizi sono messi insieme, costituiscono indubbiamente una prova, Certo. anche perché tutti insieme effettivamente sono un forte sostegno a base dell'ipotesi extraterrestre. Come voglio dire, le impronte e le orme trovate in un luogo del delitto costituiscono sicuramente un indizio, la Certo. stessa cosa, queste impronte costituiscono un chiaro indizio della presenza di UFO.